quando si guarda, oppure dico semplicemente quando io guardo un lavoro di Pompeo, una sua ceramica. Se la penso astratta, poi mi accorgo che ci sono degli elementi che mi portano ad una figuratività ben precisa. Se la penso figurativa, invece poi mi accorgo che non è che un punto di partenza, un pretesto per poi lasciare andare i pensieri verso una sua astrazione, che non è sottrazione dalla riconoscibilità, è uno scavo interiore, un modo per modulare le emozioni di giorno in giorno, come se fossero note, ecco, note musicali, oppure sentimenti appesi ad un filo che scorre lungo, ininterrotto. Pompeo Pianizzolo è riuscito a coniugare in maniera perfetta la sua profonda sensibilità di artista con il saper fare tecnologico dell'artigiano. E con il suo costante e prolungato impegno ha assunto un ruolo determinante nel campo della ceramica italiana contemporanea, riconosciuto unanimemente a livello non solo nazionale ma internazionale. E la sua ricerca e la sua continua opera innovativa degli anni 70-80 è stata paragonata come importanza a quella di Fontana e di Leoncillo degli anni 30 e degli anni 50.